Visto che nel primo semestre del 2016 sono sbarcati sulle nostre coste 24.000 migranti, chiaramente bisogna dare al momento dello sbarco un'assistenza primaria dal punto di vista sanitario. La candidata ha fatto un buon lavoro, ha cercato di farci capire con la sua tesi l'importanza degli infermieri in questo contesto, sotto il punto di vista del mezzo infrastrutturale, quanto può essere incisivo nell'affrontare l'emergenza energetica. Maxi emergenza è un evento dannoso di varia natura che colpisce una fetta più o meno estesa di popolazione, sovvertendo una varia ordine delle cose. Questa comprende incidente individuale, incidente maggiore e catastrofe, distinguibili in base al numero di feriti. Nello specifico, parlando di fenomeno migratorio, ci riferiamo al fenomeno catastrofico della migrazione forzata. Quella di natura conflittuale o per avere di avere un panorama globale così da poter personalizzare ancora di più l'assistenza sulla persona che si assiste. L'infermiere deve conoscere le variabili culturali, ma deve anche effettuare un'autovalutazione della cultura di appartenenza al fine di poter migliorare la comunicazione con l'assistente. Abbiamo altri due aspetti legati al soccorso molto importanti. Il primo è quello medico-legale, che vede di base l'adozione da parte del professionista di un modello di etica, e il secondo è legato al fattore psicologico. Infatti si è potuto appurare che gli infermieri che si adoperano in questi contesti sono soggetti a grande stress, causato anche e soprattutto dal ricordo della rievocazione della drammaticità del contesto, e che siamo costretti ad indossare le protezioni antinfettive praticamente sempre, ci rendono più lenti ed impacciati nei movimenti. E la fase più rischiosa è proprio quella del trasbordo dalle loro barche sovraffollate alla nostra lancia. Le persone sono esauste, agitate, hanno paura, ma sono felici. Si aggrappano a noi, ci tirano giù. In un attimo possiamo cadere in acqua e trovarci tutti in una situazione drammatica. Io sono lì con loro, anche per 24-48 ore, fino allo sbarco. Le mie forze attingono dai loro sguardi di supplica e speranza, misti ai sorrisi. Nonostante le sofferenze, riescono a donarmi ciò che hanno e tanto mi va. Dunque, la commissione servita ha valutato con attenzione i vostri curriculum, le vostre prove d'esame, la vostra difesa dei tesi, e quindi abbiamo preso una decisione sulla vostra valutazione finale. Prima di nominarvi dottori di infermieristica, volevo rappresentare la soddisfazione di tutta la commissione per la preparazione che avete raggiunto. Siamo stati molto soddisfatti e pensiamo che questa preparazione sarà essenziale per voi per affrontare tutte le difficoltà nel futuro della vostra vita professionale. Naturalmente siamo sicuri che la preparazione che è conseguita non è soltanto tecnica, ma riguarda anche tutti gli aspetti, ovviamente medico-legali, etici e soprattutto empatici verso i pazienti, come abbiamo imparato oggi da molte delle vostre tesi, e anche verso i caregiver, cioè tutte le persone che poi devono occuparsi anche a casa della salute dei pazienti che vengono stati messi agli ospedali. E quindi volevo soltanto augurarvi di raggiungere i vostri obiettivi che vi siete preposti e soprattutto di dare soddisfazione ai vostri genitori che vi hanno supportato fino a qua e che sono stati anche loro fortemente artefici dei vostri successi. Bravi. Bene, adesso la parte ufficiale, e quindi c'è una formula
che devo pronunciare per nominare il ministro. Dunque, quindi la commissione sulla base del vostro curriculum di studi approva il vostro esame in laurea in infermieristica e pertanto, per i poteri che mi sono stati conferiti dal magnifico rettore, vi dichiaro dottore in infermieristica, la dottoressa ormai 109 su 110. Andrea D'Angelo, con la votazione di...